lezione di oggi vedremo come realizzare una testa femminile di profilo a basso rilievo in Creta. Per fare questo ho scelto il rilievo di uno scultore fiorentino del 400, uno dei più importanti, che è Andrea del Verrocchio. Egli nacque a Firenze nel 1435 e morì a Venezia nel 1488. La sua bottega è stata una delle più attive del Rinascimento, ha avuto allievi come Leonardo o Botticelli o il Perugino. Questo è il rilievo che ho scelto, rappresenta un'eroina antica, potrebbe essere Olimpia o Cleopatra, e si trova al Castello Sforzesco di Milano. Bene, per prima cosa ho preparato una tavoletta alla quale ho fissato con quattro viti due listelli come questo, dello spessore di circa 1,5 cm. La prima fase del lavoro consiste nel fare un disegno del rilievo che poi ho ricalcato su carta da forno o su carta da lucido. Poi prendo la carta con il ricalco, la metto sulla tavoletta e fisso più o meno, segno con la matita le dimensioni verticali del rilievo, quindi più o meno qua. Adesso posso iniziare il lavoro con la creta e quindi la prima fase consiste nella costruzione del piano. Prendo dei pezzi di creta e li schiaccio bene sulla tavoletta. È importante premere bene col pollice in modo che non rimangano delle bolle d'aria, facendo delle strisce in questo modo. Dopo aver fatto il primo strato, sovrapponiamo un altro strato, perché la creta deve arrivare sopra, più o meno sopra al livello degli stelli. Una volta finito di sistemare la creta, la livelliamo in questo modo con un altro listello, tiriamo scorrendo sugli altri listelli e vedete che il piano si livella. Aggiungiamo la creta dove manca. E livelliamo di nuovo. Fino a che il piano non è uso. Quando si tira il piano è meglio usare lo spigolo dell'estello in modo che si livelli meglio la creta. Ci si può aiutare anche con la rasiera, che è questo strumento, per aggiustare la superficie. Adesso possiamo togliere i listelli . Togliamo, facciamo attenzione a non rompere lo spigolo in questo modo. Ecco, con il ricalco che abbiamo fatto facciamo dei segni per vedere la dimensione giusta, dopodiché con una squadra possiamo tagliare i bordi superiore e inferiore. Mentre tagliamo facciamo pressione gradualmente per non rovinare il bordo.
questo punto il piano è pronto. Controlliamo se va bene. Perfetto. Adesso possiamo sovrapporre il ricalco al piano, cercando di sistemarlo bene. E dopo con una matita lo ricalchiamo per riportare il disegno sulla superficie del piano della creta. Naturalmente facendo questa operazione la carta si rovina e quindi bisogna farla con attenzione, perché se non viene bene dopo bisogna rifarlo. Naturalmente questo è solo un riferimento, perché dopo bisogna lavorarlo con la creta, quindi andrà rimodellato e rivisto, però ci serve come riferimento per l'inizio del lavoro. Naturalmente se il lavoro non viene possiamo sempre ricalcare con un altro pezzo di carta da forno il disegno originale e rifare il trasporto. Ecco, dovrebbe essere, andiamo a vedere se è venuto. Benissimo, adesso eventualmente possiamo, col disegno di fianco, possiamo toccare qualche parte, magari non c'è bisogno, appena appena, tanto per